Ben ritrovata e buongiorno alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Bentornata su RTL 102.5. Grazie, buongiorno a tutti e agli ascoltatori. Grazie per essere con noi. Allora, cominciamo subito dalla strettissima attualità, perché evidentemente i fatti dell'Ucraina ci coinvolgono non solo le prime pagine dei giornali, ma anche il dibattito politico. Di Maio oggi sarà a Kiev, giovedì andrà a Mosca. Innanzitutto le chiediamo cosa si aspetta dalla missione del ministro degli esteri, che previsioni si sente di fare in questo panorama. Ma guardi, è difficile fare delle previsioni, sicuramente la situazione è estremamente preoccupante, anche di diciamo così complessa soluzione. Noi ovviamente siamo, anche come Fratelli d'Italia, fermamente schierati con l'Occidente, col Patto Atlantico, però questo non ci impedisce di fare alcune valutazioni diciamo su una certa un certo atteggiamento discutibile, ecco, di alcune leadership occidentali, una politica estera americana a guida democratica che si rivela spesso discutibile sul piano della politica estera. Lo abbiamo visto ai tempi di Obama con il sostegno alle primavere arabe, con la gestione del dossier Siria, lo vediamo oggi con la presidenza Biden, dal diciamo ritiro rocambolesco che sicuramente non ha dato una bella immagine dell'Occidente dall'Afghanistan, fino a questo atteggiamento, diciamo, come posso dire, muscolare, no? Nei confronti della vicenda ucraina, della Russia, in un tempo nel quale non credo che sia una grande soluzione quella di spingere la Russia verso la Cina, o verso, diciamo, nazioni che oggi sono vittime del fondamentalismo islamico. Per cui sicuramente c'è un problema, ferma restando appunto la nostra adesione, di scelte politiche che vengono fatte dalle amministrazioni democratiche americane. C'è un problema serissimo di assenza dell'Europa. L'Europa non esiste neanche in questa vicenda, purtroppo fino ad oggi non è esistita neanche l'Italia. Ieri vedevo alcuni telegiornali che si vantavano del fatto che nel vertice tra Macron e Putin c'era anche l'Italia, perché il tavolo sul quale si svolgeva il vertice era fatto da un imprenditore italiano. Per carità, siamo tutti consapevoli della capacità, della grandezza dei nostri prodotti, ma non mi pare che si possa rubricare a centralità dell'Italia. Vedremo che cosa uscirà fuori dalla missione di Di Maio, però sicuramente bisogna interrogarsi sulla incapacità dell'Europa nel suo complesso, perché questa non è una questione che possono affrontare le singole nazioni europee. Di esprimere una leadership a livello di politica estera. Il grande tema che noi poniamo sull'Europa, e cioè di un'Europa che è sempre più un gigante burocratico e un nano politico, si materializza in queste situazioni. Allora, tra pochi istanti sentiamo Davide Giacalone. Prima volevo chiederle questo, perché 24 ore fa è stato ospite in questi studi di RTL 125 il leader della Lega Salvini, e come dire, le ha lasciato una sorta di bigliettino virtuale, invitandola di fatto a mettere da parte le incomprensioni e procedere insieme. Vuole rispondere a Salvini? Guardi, il tema non è un tema di incomprensioni, perché se il tema fosse di banali incomprensioni sarebbe tutto molto più facile. Il tema è che io ho posto, e che ho posto pubblicamente, e che porrò anche quando dovessi sentire Salvini, è che io, diciamo, con Fratelli d'Italia lavoro per un centrodestra forte, orgoglioso e che non rincorra le sirene della sinistra. E su questo purtroppo non abbiamo la stessa posizione, perché per carità, io penso che nessuno abbia lavorato all'unità del centrodestra più di quanto ci ha lavorato Fratelli d'Italia. Ma guardi, banalmente per una questione di interesse, diciamo così, perché noi siamo l'unico partito che sull'alleanza non ha un piano B. Cioè Fratelli d'Italia andrà al governo, se ci andrà, solo in una coalizione di centrodestra. Certo. Quindi per noi è fondamentale mantenere l'unità, però se poi si hanno degli alleati che in molte occasioni, diciamo di fronte alle scelte importanti, prediligono un'alleanza di governo con il PD o col Movimento 5 Stelle, questo diventa un problema, ma non è un problema di incomprensione, è un problema, diciamo, scelta, di posizionamento politico. Questa scelta sulla questione dei balneari fatta ieri, molto proprio nelle ultime ore, cioè di non appoggiare la vostra mozione di prorogare 15 anni, in qualche modo va in questa direzione, cioè di allontanamento? Per me è un problema nelle questioni, diciamo, poi di merito. Cioè noi sosteniamo delle tesi che sono
diciamo, nella gran parte dei casi visioni opposte a quella della sinistra. Cioè, e questa è la ragione per la quale esistono due schieramenti. Guardi, mica è un fatto di antipatia personale, eh. Non è che io non vado al governo col PD perché mi fa antipatia Enrico Letta. Io non vado al governo col PD perché ritengo che il PD abbia una visione diametralmente opposta alla mia o comunque molto diversa dalla mia. Se poi alla fine non si riescono a portare avanti queste questioni, diventa un problema di che cosa intendi quando dici rappresento il centrodestra. Sì, ma io ho sentito Salvini dire, scusi, dico solo questo, sentito Salvini dire noi abbiamo scelto l'Italia, no? Che è per carità una cosa che ciascuno immagino ritenga di fare nelle sue scelte. Però che vuol dire scegliere l'Italia? Perché per me scegliere l'Italia vuol dire portare avanti la visione della quale il centrodestra è portatore. La Lega non voleva l'obbligo vaccinale e c'è l'obbligo vaccinale. Era contrario al Green Pass come strumento di discriminazione e il Green Pass è uno strumento di discriminazione. Sono contrario all'immigrazione illegale di massa e continuano a sbarcare migliaia di immigrati. Volevano prorogare quota 100 e non è stata prorogata. Non volevano la revisione del catasto, c'è la revisione del catasto. Erano d'accordo con noi sui balneari e votano per mettere all'asta ed espropriare 30.000 aziende italiane. Per me c'è un problema di diciamo posizionamento. Poi voglio bene a tutti e per carità ho sempre lavorato per l'unità, però credo che un chiarimento politico serva. Ecco, a proposito di questo, poi davvero andiamo oltre, le chiedo una risposta telegrafica. Quando Salvini parla di incomprensioni, l'elezione del Presidente della Repubblica è un'incomprensione? No, cioè per carità sì, nel senso che io proprio non comprendo perché si sia scelto di votare Mattarella. Cioè non comprendo perché, di fronte al fatto che il centrodestra aveva il pacchetto di maggioranza relativa nell'elezione del capo dello Stato e poteva raggiungere l'obiettivo storico di votare dopo decenni un presidente della Repubblica che non fosse di sinistra, dando, come posso dire, rispettando, ecco, la maggioranza degli italiani che non sono di sinistra e che non ritengono di essere cittadini di serie B per questo, ok? Non capisco come da questo si sia potuti arrivare a rieleggere, con grande rispetto per il presidente Mattarella, ma il presidente della Repubblica uscente, soprattutto con una forzatura costituzionale, che era stato eletto dal PD 7 anni fa senza neanche chiederci cosa ne pensassimo. Certo, certo. Facevamo riferimento al sondaggio che insomma testimonia come in realtà Fratelli d'Italia abbia superato il PD a livello di preferenze. Allora andrei subito da Davide Giacalone per un commento su questo. Cioè, Fratelli d'Italia all'interno della coalizione di centrodestra, secondo te Davide, è percepito più come una risorsa, un'opportunità o come una minaccia? Intanto buongiorno onorevole Meloni. Buongiorno. Probabilmente non interessa a nessuno, ma credo che sia utile per trasparenza e anche per gratitudine da parte mia. L'onorevole Meloni mi invitò a una delle appuntamenti di Atreju, cui partecipai con onorato di essere a raccontare stato una storia bellissima che spero capiterà di raccontare di nuovo. Di Amadeo Peter Giannini, quindi grazie e buongiorno, questo per trasparenza nei confronti di tutti. Detto ciò, sì, i sondaggi, io mi ricordo, siccome ho qualche anno in più e qualche capello in meno, mi ricordo quando nel 94 Berlusconi girava con i sondaggi, tutti dicevano questo è scemo, io avevo detto i sondaggi, adesso si campa solo di sondaggi. In realtà la Costituzione stabilisce alcuni passaggi e delle scadenze temporali entro le quali si va a elezioni, che sarebbe poi insomma, diciamo così, la grande prova di democrazia. La mia domanda all'onorevole Meloni su questo aspetto, poi vediamo la questione dei balneari perché è molto interessante, su questo aspetto politico però è la seguente. Fratelli d'Italia, mi corregga se sbaglio, nasce alla fine del 2011 o nelle primissime settimane del 2012, perché cade il governo Berlusconi, lei era ministro in quel governo, e una parte del centrodestra sceglie di votare la fiducia al governo Monti. Lei ed altri con lei fate una scelta diversa, dice no, noi non voteremo la fiducia al governo Monti e quindi create Fratelli d'Italia. Poi vabbè, la storia adesso farla tutta è troppo lunga, si arriva comunque alle elezioni del 2018 e alla consultazione al Quirinale vi presentate tutti e tre insieme, i leader del presunto centrodestra, cioè lei, Berlusconi e Salvini. Dopodiché si crea il primo governo della legislatura in cui un partito del centrodestra è al governo e due sono all'opposizione.
si arriva poi velocemente al terzo governo di questa legislatura in cui due partiti del centrodestra sono al governo e uno sta all'opposizione. Onorevole, ma quanto può essere ancora sostenibile questa evidente bugia dell'unità del centrodestra, anche solo come intento per l'avvenire, visto che non ha assolutamente in passato null'altro che non la volontà di stare insieme per riuscire a superare il centrosinistra? Nel 2018, a forza di fare questa gara, va superati a tutti il Movimento 5 Stelle. Allora, guardi, intanto mi consenta di fare una precisazione. Fratelli d'Italia in realtà nasce alla fine del 2012, cioè quando si è tornati alle elezioni dopo la fine del governo Monti. Cioè noi eravamo eletti nella legislatura precedente con il Popolo della Libertà, abbiamo terminato il nostro mandato con il Popolo della Libertà, pur non condividendo le scelte, appunto, di sostegno su quella questione della fiducia, esatto, sì. Poi tra quelli che, insomma, oggettivamente dissero a Berlusconi che secondo me non aveva senso votare il governo Monti, però noi, diciamo, fummo leali al mandato che i cittadini ci avevano dato eleggendoci nel Popolo della Libertà, e abbiamo fatto questa cosa con il senno di poi assolutamente folle di fondare un partito a 40 giorni dal voto per le elezioni politiche e di diciamo ripartire da capo. Questo solo per precisazione. Dopodiché, sulla domanda che lei fa, la domanda è sensata, nel senso che obiettivamente io credo che il tema sia che non bisogna dimenticare che le idee delle quali noi siamo portatori come centrodestra sono maggioritarie nella nazione, però credo che bisogna avere più coraggio nel rappresentare quelle idee senza ritenere, senza piegarsi a questa idea per la quale in Italia sei presentabile solo se vai al governo con la sinistra, questa idea che in Italia diventi una destra moderna solo se in realtà ti metti a fare la sinistra, che è una tendenza, diciamo, molto diffusa. Ecco, io sono orgoglioso di essere una persona di destra e di centrodestra, come lo sono decine di milioni di italiani. Penso che se noi fossimo più convinti complessivamente, come lo è Fratelli d'Italia, però, perché su questo bisogna anche dire che noi siamo stati sempre molto rigidi, abbiamo detto non andiamo al governo e non andremo al governo col PD e col Movimento 5 Stelle, ma anche qui ripeto, non per un fatto di esclusione che gli altri operano di solito nei nostri confronti, ma perché in una repubblica parlamentare e nel nostro sistema, se tu vuoi fare le cose che ritieni di dover fare per questa nazione, c'è bisogno di una visione, quella visione deve essere compatta. Perché noi abbiamo adesso fatto, magari ne parleremo, ma dico solo questa battuta, una riforma della giustizia che è l'ennesimo compromesso? Perché non puoi pretendere di mettere nella stessa maggioranza insieme i garantisti e i giustizialisti e ritenere che farai una riforma efficace della giustizia. La politica sono scelte, quelle scelte si fanno sulla base di visioni, se non c'è la visione non c'è neanche la scelta, banale. Quindi il tema che pongo io è esattamente questo, ma non è un fatto di unità nel senso di dire ci vogliamo bene o non ci vogliamo bene. Guardi, io mi diverto molto con queste ricostruzioni sulle rivalità, la Meloni e Salvini che si rincorrono e Berlusconi che ci... No, il tema non è questo, il tema è di fondo, scelte politiche di fondo. Centrodestra, secondo me, se vuole provare a fare un lavoro per il futuro, vedremo, ma deve decidere di essere orgogliosamente portatore delle sue idee. Questo non si può fare col PD, non si può fare con il 5 Stelle, non si può fare col facendo tutti insieme il governo Draghi, non si può fare eleggendo un presidente della Repubblica. Mi sembra del PD. un punto estremamente chiaro. Onorevole Meloni, poi c'è la vita degli italiani che ci stanno ascoltando. Allora oggi, dal punto di vista della pandemia, scatta effettivamente l'obbligo di Super Green Pass per gli over 50. Si è molto parlato del destino possibile del Green Pass, quindi della certificazione verde. Non le chiedo cosa ne pensa, perché insomma l'ha detto nelle scorse ore, lei lo abolirebbe, però sempre nelle scorse ore il sottosegretario Sileri ha detto non è ancora il momento di toglierlo definitivamente, ma ha aperto la possibilità di rimodularlo. Come lo modificherebbe a questo punto? Ma guardi, io non, come ha correttamente detto lei, non lo modificherei, io lo abolirei. Il Green Pass è una misura inutile, è una misura che non ha alcun senso, è una misura che non ha basi scientifiche, è una misura che mi pare serva ormai solamente al governo per imporre la sua autorità, che è una cosa di cui hai bisogno quando non hai un'autorevolezza. L'Italia è la nazione del mondo che ha portato avanti i provvedimenti più aggressivi su questa vicenda ed è contemporaneamente la nazione che ha tra i più alti tassi di contagio,
tra i più alti tassi di letalità, tra i più alti tassi di mortalità da Covid. I nostri dati sono sinistramente simili in proporzione a quelli del tanto vituperato Brasile. Quindi, siccome noi stiamo parlando di scienza, io sulla scienza non faccio confusione con la religione. A me, quando si dice che bisogna fare una cosa, si deve anche spiegare il perché. Dopodiché si deve valutare se le cose funzionano o non funzionano, e se non funzionano, continuare ad andare avanti sulla stessa strada è semplicemente, diciamo, nella migliore ipotesi incomprensibile, nella peggiore folle, ok? Quindi, siccome nessuno mi continua a convincere o a spiegare perché noi dovremmo, tra l'altro in uno Stato democratico, cioè con, anche con le forzature costituzionali che questo comporta, noi stiamo dicendo alla gente che non potrà mangiare, che non potrà dare da mangiare ai propri figli, ok? Perché questo è quello che sta accadendo con col Super Green Pass, nei posti di lavoro, l'obbligo vaccinale, eccetera. Cioè che se tu non fai quello che ti dice il governo, di fatto non puoi dare da mangiare ai tuoi figli. Tra l'altro con cose che sono oggettivamente surreali, perché mi scusi, qui c'è l'obbligo di mascherina per i bambini, ok? Di FFP2 per i bambini, il governo ha istituito l'obbligo di mascherina. Sa che la mascherina FFP2 per i bambini non esiste? Cioè noi abbiamo un governo che ci obbliga a mettere un dispositivo che non esiste e questi ci dicono che però dobbiamo fidare. È chiaro, guardi, non è religione, è scienza, capito? È chiaro, nostra, evidenziato... Tra l'altro, dico solo questo, sì. Dico solo questo, nella nostra cultura occidentale, ok, neanche Dio può farci fare delle cose che sono incompatibili con la nostra ragione, perché questo è uno dei, diciamo, delle particolarità della religione cristiana. Non me lo può dire Gesù, si figuri se me lo può dire Speranza. Allora, al volo torniamo da Giacalone sul tema delle concessioni balneari, perché l'avevamo evidenziato prima. Prego Davide, a te la parola per una domanda all'onorevole. Allora, vabbè, la proroga più lunga l'aveva già fatta il governo Conte fino al 2033. E poi il Consiglio di Stato l'ha demolita. Ma al di là delle questioni, la faccenda, la domanda è questa: un giovane italiano, Galletti ce lo vedo bene, un giovane italiano come Galletti vuole, ha idea insieme a degli amici di gestire uno stabilimento balneare a Riccione, però non sono né nipoti né pronipoti di qualcuno che ha uno stabilimento balneare. Come fanno a gestire uno stabilimento balneare? Lei crede che sia giusto che siano esclusi in partenza dalla possibilità di farlo? No, e non lo sarebbero se questa nazione fosse una nazione normale, perché vede qual è il problema. Allora però bisogna fare le gare sulle concessioni. No, scusi. Perché sa qual è una delle ragioni per le quali il governo potrebbe tranquillamente tirare fuori le concessioni balneari dalla direttiva Bolkestein? Il fatto che la direttiva Bolkestein prevede che le concessioni vanno, a parte che la direttiva Bolkestein si occupa di beni e non di servizi, le concessioni balneari, anzi di servizi e non di beni, chiedo scusa, le concessioni balneari operano su un bene, ma una delle regole della direttiva Bolkestein è che le aste, diciamo, la messa in asta delle concessioni vada fatta quando c'è scarsità del bene. In Italia ci sono decine di migliaia di chilometri di costa che non sono sottoposti a concessione. Quindi se Galletti volesse aprire uno stabilimento balneare, lo Stato italiano potrebbe tranquillamente mettere all'asta nuove concessioni balneari. Ma lui lo aprì a Riccione, non lo possiamo mandare a Capolillibeo. Aggiungo anche questo, scusi. Se quando noi metteremo all'asta le concessioni, senta quello che le dice Giorgia Meloni oggi, poi ci risentiremo e vedremo se ho avuto ragione. Quando noi metteremo all'asta queste concessioni, che sono gestite da famiglie che hanno investito per decenni, quelle concessioni non andranno a Galletti, quelle concessioni andranno alle multinazionali straniere, perché questo è quello su cui purtroppo opera la Commissione europea. Diciamo così, comprimere il piccolo e tutto quello che è di prossimità, la piccola e media impresa, a favore delle grandi concentrazioni economiche. Per cui io mi scusi onorevole, però a parte, diciamo, le porto i ringraziamenti di Briatore per averlo considerato una famiglia, ma il concetto qual è? Quelle sono le gare, una famiglia, voglio dire, certo, questo anche la multinazionale, anche Bill Gates, diciamo, ogni tanto se ne vanno, ma anche Bill Gates, c'è una famiglia. Però il concetto qual è? Ma è il bando di gara, vedremo. Però lei nega le gare.
Io Bando non lo vedrà fatto... mai, se vincesse lei non lo vedremo mai. Onorevole Meloni, prego. Io vedo il fatto, io nego il fatto che la vicenda delle aste per le concessioni balneari vada applicata in Italia a queste condizioni, e lo nego per varie ragioni, per le ragioni che le ho già spiegato, e cioè che noi potremmo tranquillamente favorire e quindi anche applicare, volendo, la direttiva sulle nuove concessioni per quelle parti di coste, anche in territori molto, come posso dire, centrali, nelle quali non esistono oggi concessioni balneari, sia per questo, diciamo, sia per il fatto che noi nella direttiva Bolkestein e rispetto a quello che la direttiva Bolkestein prevede, abbiamo oggi nazioni competitrici sul piano del turismo, Portogallo, Spagna, Croazia, che hanno prorogato le concessioni per decenni. E le ricordo che l'articolo 11 della Costituzione italiana prevede che noi possiamo cedere sovranità in condizioni di parità con gli altri stati. Allora, di grazia, com'è che se la Spagna, il Portogallo e la Croazia decidono di non rispettare la direttiva europea, l'Unione Europea non interviene, e se lo fa l'Italia arrivano i provvedimenti? No, perché scusi, questa roba qui così, in teoria non si dovrebbe. Eh no, come non è così? Scusi, come non è così? Esattamente. Le gare sono state fatte, in Italia. La sua risposta, la risposta è: Galletti si tolga dalla testa di aprire uno stabilimento a Riccione. Se ne faccia una ragione, perché ma non guardi, c'ha un parente dicendo, che faceva. Vabbè, però la prego, questo lo sta dicendo allora. Io quando dico qualcosa lo dico io, non lo faccio dire dagli altri. Vabbè, allora, io sto dicendo una cosa precisa. A Riccione non c'è, un secchiello di sabbia libero. Ma non è vero, ci sono fior fiore di località turistiche in Italia di assoluto rilievo, nelle quali ci sono chilometri di coste libere che si possono mettere in concessione. La soluzione non è espropriare aziende italiane che hanno investito per dare queste concessioni a multinazionali straniere. Ma che tutte le concessioni sono a scadenza. Tra Bill Gates e Briatore, mi consenta di dire che le cose non sono esattamente identiche. Sta più simpatico Briatore, però tutte le concessioni sono a scadenza. Hanno un potere che gli imprenditori italiani, anche autorevolissimi, non hanno. Oggi ci sono multinazionali che hanno un fatturato superiore al prodotto interno lordo di intere nazioni. Certo, hanno un potere che chiaramente è difficile da combattere. Se ci si mettono però tutte anche le concessioni sono a scadenza, onorevole. Che possono cercare. E vabbè, ma io non sto dicendo che non devono essere a scadenza. Allora quando scadono bisognerà pure metterle a gara. Scusi, purtroppo però le concessioni dovevano scadere nel 2033. C'è stata una sentenza del Consiglio di Stato, c'è stata una legge del Parlamento. La legge del Parlamento diceva che scadevano nel 2023. C'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che, per merito e per metodo, secondo me, tant'è che noi abbiamo presentato il conflitto di attribuzione, che secondo me andava oltre, diciamo, le competenze del Consiglio di Stato, perché il Consiglio di Stato non ti dice cosa devi fare e quando lo devi fare. Quello lo fa il Parlamento, a casa mia, in una Repubblica parlamentare, che dice che vanno messe a bando il prossimo anno. Allora, purtroppo il tempo è terminato. Io devo essere onesto, ho tantissime altre domande, ma il tempo è sempre troppo breve. Ci punisce. Grazie all'onorevole Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. L'aspettiamo presto su questa radio. Grazie.